È una strada antica, un tempo il cuore vivo della città, con ben 10 chiese che ci porta indietro nel tempo di secoli, con i nomi delle vie che circondano personaggi rimasti impressi nella storia della città, come la via Rodio, le porte lungo la cinta muraria o la presenza della Corporazione dei Pescatori. Il carico di memoria conservato nella via dei Biscottai è testimoniato da tanti simboli, come una lapide che ricorda il terremoto del 1726 e la mano che ancora oggi si vede nel prospetto di un'abitazione, quasi nascosta dai fili della luce, con la frase quasi illeggibile a causa dei detriti. È chiamata Mano del Miracolo perché, secondo la leggenda, qui Sant'Alberto salvò un bambino che è caduto da un'abitazione della zona, come ricordato dal ricercatore Salvatore Accardi, che nei suoi studi ha approfondito la storia di questa importante strada trapanese che meriterebbe ben più attenzione. Si tratta di una testimonianza che ci viene dal lontano passato, sicuramente dalla fine del Cinquecento, in base all'iscrizione che ci riporta la lapide. Infatti il segno, la lettera caratteristica, la consonante caratteristica è la Z a forma del numero 3 che inizia per la parola Zaccarias, e che ci fa capire che possa essere una testimonianza di fine Cinquecento. E chiamata la mano del miracolo perché la leggenda racconta che Sant'Alberto ha salvato un bambino nel momento in cui stesse per precipitare a terra da questo palazzo. Un'altra leggenda testimoniata da Benigno da Santa Caterina, uno storico trapanese sottovalutato da tutte le amministrazioni comunali dal dopoguerra fino ad ora, a cui nessuno ha mai dedicato una strada, è lo storico per eccellenza a cui hanno attinto tutti gli autori contemporanei di storia. Benigno Santa Caterina ci narra che questa mano è stata messa, posizionata su questo edificio per ricordare il flagello della peste avvenuto nel 1624. Di importante, almeno storico come testimonianza, è l'iscrizione, alla quale finora non è stata data una pertinente descrizione e specificità. Infatti riporta solamente la frase profeta Zaccarias, di cui almeno io non conosco il significato su questo tipo di indicazione voluta chissà da chi. E anche il nome della strada, via Biscottai, è legata alla gente che per secoli ha vissuto tra queste case e il mare. Intanto siamo nel quartiere cosiddetto del Casale Vecchio, quindi la vecchia denominazione di Casalicchio, il quartiere di San Pietro. La strada del Biscottai non era intitolata proprio ai biscottai, nel senso che facessero i biscotti della nonna, ma per biscottai si intende le gallette che servivano per i naviganti durante i loro lunghi viaggi. È ricca di testimonianze perché in questa strada sono collocate due lapidi, di cui una ci ricorda il terremoto avvenuto nel 1726, il primo terremoto documentato a cui poi successe il successivo, diciamo, del 1752. E di curiosità, su questa strada a mio avviso c'è la denominazione del Cortile Paradiso, è una piccola viuzza che neanche si vede passando, e prospicendo proprio a questa Cortile Paradiso io ho riscontrato nelle scritture notarili che insisteva anche il cortile dell'inferno, quindi anche, come dire, una certa inventiva, una certa fantasia dei vecchi trapanesi che fra loro, diciamo, si ricordavano delle vicende, diciamo, che avrebbero potuto succedere in città.